È terminato in parità 1-1 il match di anticipo tra Napoli e Roma, prologo all'11ª giornata di ritorno del campionato di Serie A. Alla San Paolo è scesa una Roma abbastanza attenta che ha messo in mostro il portiere Peruzzi, protagonista dell'incontro. Qui è pronto a deviare una punizione calciata a Renica. Il Napoli preme, ma la Roma riesce a impensierire le retrovie partenopee. Ottimo spunto di Policano e invito a Feller che manda a lato. Ma è il Napoli che appare più disposto ad accentuare gli schemi offensivi. Romano ci prova. Il primo tempo si conclude ancora con i partenopei in avanti. Carnante cerca di sorprendere Peruzzi che respinge, mentre sciupa tutto Carnevale. Nella ripresa Maradona in campo, dall'altra parte c'è Renato, ma è il partenopeo che offre l'assist al 13° della ripresa per Carica ed è l'1-0. Trascorrono altri 15 minuti e la Roma perviene al pareggio. Massaro propone un cross per Feller che è in agguato. L'incontro diventa più scorbutico, con i giallorossi pronti a tamponare gli schemi offensivi della formazione bianchi che mercoledì prossimo sarà impegnata a Stoccarda per il match di ritorno della Coppa UEFA. Il cartellone intanto per domani propone un derby Torino-Juventus con i granata impelagati nel discorso retrocessione, mentre la Sampdoria, dopo la delusione di Berna, ospita un Milan con la testa nella Coppa. Incontro a rischio invece all'Olimpico tra Lazio e Pisa, come sono delicati anche Ascoli-Bologna e Cesena-Pescara. Completano la giornata Inter-Lecce, Como-Atalanta e Fiorentina-Verona.